Gli esperimenti sul metodo premio, sull'apprendimento e sul metodo premio-punizione hanno dimostrato che con le punizioni, con le scosse elettriche che si davano, il comportamento che si cerca di inibire scompare per un po', ma poi ritorna rafforzato. Questo ricercatevelo su Google, proprio, vi sto parlando di dati, psicologia, scientifica, dati scientifici. Cioè, quando io ti punisco, ti do la scossa elettrica se tu non fai, se tu fai qualcosa, tu per paura della scossa ti fermi, ma quando torna quel comportamento, e torna con una carica di rabbia e di aggressività maggiorata. Ecco perché ci ritroviamo nel mondo in cui ci ritroviamo. Perché noi siamo abituati con noi stessi, io ora sto parlando di voi con voi, a dire, a giudicarci, a darci addosso, a punirci per quello che facciamo, a sentirci in colpa e poi ci ritroviamo con le stesse reazioni, ma più cariche di rabbia e di aggressività. E non è un caso che rabbia e aggressività stiano seguendo una curva, una linea a salire da una ventina d'anni a questa parte. Perché che vogliamo capirlo o meno, o iniziamo a rapportarci ai nostri schemi interni cercando di comprenderli, alle altre persone cercando di comprenderli, il che non vuol dire già so la voce nella vostra testa, allora giustifichiamo tutto, allora permettiamo tutto, allora io con me stesso mi permetto tutto, agli altri permetto di trattare male tutti, no. Però se ci pensate, e queste storie io vorrei che non fossero racconti tanto per dirci qualcosa. Le persone che davvero hanno cambiato qualcosa si chiamano Gandhi, si chiamano Mandela. Le persone che hanno risposto a un pugno con un pugno è un dato, non è un giudizio, non è un'opinione mia. Non hanno risolto niente se non alimentare la violenza. Allora, la storia ci dice che ogni guerra non può che alimentare un'altra guerra. La storia. Il buonsenso, se siamo nati e siamo qua oggi, ci dice che ogni volta che ho risposto con aggressività a chi mi ha aggredito, non si è fermato quello finché non è successo qualcosa che ha stoppato. Quindi la mia esperienza personale mi dice questo. La psicologia ci dice che se punisco qualcuno inibisce in quel momento il comportamento, però poi torna con una carica aggressiva e violenta maggiore. I grandi maestri spirituali ti dicono attento che chi di spada ferisce, di spada perisce. Di quante cose abbiamo ancora bisogno per capire nel nostro quotidiano che è vero, tu vedi uno che fa del male, no, ti devo fermare e lo picchi, ok, hai alimentato, cioè sei entrato anche tu nel circuito. Il bello è che hai alimentato anche dentro di te quella parte. Allora, capisci che quel sistema, seguitemi bene, funziona così: o intraprendi un'azione seria, il che vuol dire che divulghi le notizie, inizi a documentarti, inizi a registrare, a far sentire, pacifico, tranquillo, porti all'opinione pubblica, che poi può darsi che non cambia niente e non gliene frega niente a nessuno, però fai un'azione, sentite che bello, fai un'azione. Se invece, siccome vedi trattato male una persona a cui vuoi bene, da una persona che sta là, che dovrebbe prendersi cura di questa persona, cioè un medico che tratta in quel modo mia madre, la reazione, la parte bambina, la parte aggressiva, che avrebbe, non avrebbe proprio dialogato con questa persona, ma l'avrebbe aggredito. Ma trascendi, senti l'emozione, te la vivi e dici ok, qua funziona così. Il sopruso io non lo risolvo se prendo quel medico, come detto tu, e gli dico ti aspetto fuori. Chi si sente meglio dentro di me e che ha risolto quella parte? Lo so che Ti sei liberato E di che ti sei liberato? Della rabbia. Invece devi. Sentite, è bellissimo. Quello che dici è bellissimo. Tu dici ora è primo o sbatto il medico di testa sul bancone. Qui siamo arrivati. La dualità. O agisco, vedete, c'è scritto qua: o agisco, ora è primo il pensiero, cancello. No, io sento quell'emozione, ma sono in grado in quel momento di respirarci dentro,
sentire che quella rabbia mi sta indicando qualcosa di utile, cioè che queste persone vanno come minimo denunciate. Ok? Ma quella è un'azione, decido la intraprendo o meno. Perché la gente che ha cambiato qualcosa è gente che ha dedicato tempo, energia, di prendere una persona e sbatterla di testa sulla scrivania. Non è che ci vuole tutto questo tempo, un po' di energia ci vuole, ma il tempo non è tanto e sembra che risolvi. Hai ragione, hai veramente ragione quando dici sì, ma ti liberi in quel momento. E vogliamo passare la vita a liberarci dell'emozione che ci prende in quel momento. Impariamo a trascendere.